Questa volta non so proprio come incominciare. Ho difficoltà finanche a scrivere la prima parola. Assicuro, è più facile scrivere a un papa o al presidente della Repubblica, naturalmente per motivi opposti. A primo acchitto, per chi non lo sapesse, l'acchitto si fa all'inizio partita di biliardo. Ero in procinto di scrivere, cari, eccetera, eccetera. Mi sono accorto subito che non andava bene. Come erano da scartare tutte le altre parole che venivano in mente. Signori, egregi, eccetera, eccetera. Allora decido. Inizio dal fatto. Da una notizia data da Sky, ampiamente documentata. Alle falde del Monte Faito di Castellammare di Stabia, mi prende subito il batticuore. È stata impiantata una vasta piantagione di marijuana. Segue lo sconforto. L'altro giorno, ricordando le parole di Libero Bovio, per ovvi motivi scrivevo ad un amico. Saluta a me la Napala per me. Egli di rimando, Castellammare non è più quella che lasciasti 60 anni fa. A questo punto è bene fare una pausa. Il dolo non è in quella bellissima pianta ornamentale che sbrocca. Se il Padre Eterno ce l'ha data, servirà pure a qualcosa. Non è l'innocente piantina che sballa la testa, né l'arma che uccide, nelle mani degli uomini. È qualche altra cosa. La chiusura delle case di tolleranza non ha estinto la prostituzione, anzi, le leggi sul traffico della droga non scoraggiano i narcotrafficanti. Potrei fare un lungo elenco. Le leggi esistono, ma a cosa servono? Troppe leggi, troppi divieti, troppi cavilli servono solo a non fare giustizia. Servono meno leggi che si rispettino. I comportamenti si modificano alla velocità della luce. E le istituzioni non sono al passo, arrancano. Smettiamo di considerare l'uomo come un bambino. Chiamiamo le cose per nome, in un bel lume di lucidità. Mi rendo conto che l'impresa è impossibile. Silvestro Migliorini. Un coyote e una volpe si trovarono a caccia. Nella selva, sperduto, razzolava un gallo. Tra le frasche infrattato, il coyote aspettava il momento opportuno per storcergli il collo. Ma un attimo prima di averlo tra le grinfie, la volpe, più lesta, l'addentò per la cresta. «Mannaggia la marina! Mannaggia la montagna!» Bestemmiavano le bestie senza un'ombra di ritegno, dispensando graffiate, ceffoni e cazzotti. L'ho visto prima io. Io sono stata più lesta. E afferrando la preda per una coscia e il collo, in capo a più di mezz'ora, si scornavano ancora. Si trovò di passaggio una pertuccia in livrea, cancelliera di rango al Tribunale Reale. Questo caso è speciale e per vederlo risolto, Re Leone soltanto può deciderne la sorte. E prendendo il gallo con finezza per un'ala, trascinò le due belve alla corte del re. Sul trono seduto stava serio il leone. Con una zanna appuntita si limava gli artigli. «Son venuti a consiglio», spiegò lo scimmione, per sapere chi ha torto e chi invece ha ragione. «Va bene, spiegatemi e ditemi il fatto,
sbadigliò il leone con l'aria distratta. Ma uno per volta, senza troppo accaldarvi, che già per il calore sono pieno di sudore. Cominciò il coyote con un po' di emozione raccontando che stava da 3 ore appostato. Il re lo ascoltò e, scuotendo la testa, sbattendo il martello, gli diede ragione. «Scusatemi, sire, se io mi intrometto», ne ebbe l'ardire tremando la scimmia. Il re Salomone, ascoltando sto fatto, in 4 e 4/8 l'avrebbe risolto. Avrebbe spartito tra i due litiganti la preda cacciata per ognuno a metà. Prima di decidere se la volpe ha torto, più giusto mi pare di sentirne la versione. «Certo, hai ragione. Seguiamo la prassi», senza scomporsi tagliò corto il leone. «Sentiamo quest'altra come il fatto ha inquadrato. Dopo averla sentita, emaniamo il verdetto». La volpe più accorta abbozzò la difesa spiegando che il tempo nella giungla è moneta. Era stata più lesta ad afferrare la preda. Che conta se l'altro aspettava infrattato? «Hai ragione tu pure», sentenziò il sovrano. «Ora levatevi davanti, che mi sono stancato». La scimmia stavolta si fece coraggio, osservando che è ingiusto dare ragione ad entrambi. Senza sbattere nemmeno un pelo delle ciglia, un'altra volta il leone le diede ragione. La Bertuccia ripose la preda da parte, a ristoro di onorari e delle spese di giustizia. E con aria pensosa, fino a fuori al portone, accompagnò i clienti con aria scontenta. Pensò che il leone, per rispetto alla funzione, quella mezza stronzata la poteva evitare. Forse a causa dell'età, il cervello era fritto. Era giunto il momento di ritirarsi in pensione. Ma mentre chiudeva, salutando il portone, un lampo di corsa gli accese la mente e, ridendo tra i baffi, inquadrò finalmente perché mai il leone aveva proprio ragione.